I certificati di investimento sono strumenti finanziari che consentono di investire in diversi sottostanti, come azioni, valute, materie prime. Rappresentano un'alternativa all'investimento diretto. Possono essere quotati in borsa e non. Ne esistono però di diverse tipologie, con caratteristiche particolari. In questo video tutorial parleremo dei bonus cap e cash collect certificate, entrambi quotati in borsa. Ne parliamo con Ugo Perricone, Team Listed Products di Banca IMI. Partiamo dai bonus cap certificate. I bonus cap sono certificati a capitale condizionatamente protetto che offrono all'investitore di ottenere un premio, il cosiddetto bonus, se il valore dell'attività sottostante non dovesse essere inferiore a un determinato livello chiamato livello barriera. Questa caratteristica permette all'investitore di ottenere dei rendimenti positivi in caso di stabilità, rialzi o lievi ribassi dell'attività sottostante. Facciamo un esempio. Prendiamo un bonus cap con un prezzo di 100 euro che ha come sottostante un'azione con un valore di 10 euro. Ipotizziamo di porre la barriera al 70% del valore iniziale, quindi a 7 euro, e che il bonus a scadenza sia il 10%. A questo punto quali sono gli scenari a scadenza? Due i possibili scenari a scadenza. Se l'azione sottostante ha una quotazione pari o superiore ai 7 euro, il livello barriera, l'investitore riceverà un importo di 110 euro, ovvero il prezzo di 100 euro più il bonus del 10%. Al contrario, il valore dell'azione fosse inferiore ai 7 euro, l'investitore perderà la protezione del capitale e avrà una perdita pari a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell'azione sottostante. A titolo d'esempio, se l'azione registra una perdita del 40%, il certificato rimborserà un valore di 60 euro, ovvero il prezzo iniziale di 100 euro meno i 40 euro. Passiamo ora ai Cash Collect Certificate. I Cash Collect consentono all'investitore di ricevere dei premi periodici durante la vita del certificato. Due tipologie di premi, i premi fissi incondizionati, ossia indipendenti dall'andamento sottostante, e dei premi condizionati invece alla performance dell'attività sottostante. E quindi in quali contesti si adatta? Questi strumenti si adattano in contesti di mercato caratterizzati da bassa volatilità, perché offrono dei rendimenti positivi in caso di rialzi, stabilità o lievi ribassi dell'attività sottostante. Per capire meglio facciamo anche qui un esempio. Prendiamo a titolo di esempio un Cash Collect Certificate della durata di 12 mesi, con un prezzo di 100 euro e che ha come sottostante un'azione del valore di 10 euro e una barriera al 70% del valore di riferimento iniziale, ovvero di 7 euro. Ipotizziamo che il certificato corrisponda a dei premi fissi incondizionati per i primi 2 mesi di 1 euro e premi condizionati sempre di 1 euro per i successivi 10 mesi. Vediamo quindi come vengono distribuiti questi premi. Nei primi 2 mesi di vita del certificato, l'investitore percepirà 1 euro al mese per un totale di 2 euro per i primi 2 mesi. Per i successivi 10 mesi fino a scadenza, l'investitore riceverà il premio mensile di 1 euro se l'azione sottostante sarà pari o superiore al livello barriera di 7 euro. Qualora il valore dovesse essere inferiore al livello barriera, quindi quei 7 euro, l'investitore non riceverà il premio e si passerà poi al mese successivo di valutazione. Vediamo anche qui quali sono gli scenari a scadenza. Anche in questo caso due possibili scenari a scadenza. Nel primo, qualora il valore dell'attività sottostante dovesse essere pari o superiore al livello barriera, l'investitore riceverà l'ultimo premio di 1 euro più il valore di nominale di 100 euro per ogni certificato, per un totale di 101. Al contrario, se il valore dell'azione sottostante dovesse essere inferiore ai 7 euro, l'investitore perderà la protezione del capitale e avrà una perdita pari a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell'attività sottostante. Il meccanismo di rimborso è quindi uguale a quello dei bonus cap che abbiamo appena spiegato. Riassumiamo i vantaggi di entrambe le tipologie. 1. La possibilità di guadagnare in caso di rialzi, stabilità o lievi ribassi dell'attività sottostante. 2. La protezione del capitale a scadenza se sottostante un valore pari o superiore a livello barriera. 3. La liquidità. È possibile infatti acquistare e rivendere i certificati anche prima della scadenza sui mercati regolamentati. 4. Il trattamento fiscale. I rendimenti generati dai certificati, infatti, possono essere compensati con le minusvalenze pregresse. Vediamo ora a chi si rivolgono questi certificati. Entrambi questi certificati si rivolgono a investitori con una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle dinamiche dei mercati.
Sono adatti a chi cerca un rendimento nel breve e medio periodo, non solo in caso di rialzo, ma anche in caso di stabilità o lieve ribasso del sottostante, o che desidera diversificare il proprio portafoglio di investimento. Per concludere, vediamo dove si acquistano e quali sono i costi. I certificati possono essere acquistati sui mercati regolamentati, come il SEDEX di Borsa Italiana, durante le ore di mercato aperto, dalle 9 alle 17.30. Sono acquistabili e vendibili attraverso la propria banca o broker online. Gli unici costi applicabili sono le commissioni di negoziazione che dipendono dall'intermediario finanziario.